Ciao ragazzi, sono Davide Aru e oggi parliamo di qualcosa di molto speciale, il Two Notes Torpedo Captor X. Cos'è? Magari alcuni di voi l'hanno già visto su internet, è un reactive load con all'interno il suo virtual cabinet residente della Two Notes, che noi tutti conosciamo. È un attenuatore di potenza per il nostro amplificatore, in modo che se vogliamo suonare con la cassa possiamo attenuare la potenza, quindi possiamo spingere la nostra testata senza devastare le orecchie a noi e anche a chi ci sta vicino. E anche un IR loader, cioè possiamo caricare all'interno i nostri impulse response. Direi di fare un bel unboxing di questa splendida macchinina e vediamo cosa c'è dentro. Abbiamo il libretto di istruzioni, non pesa molto. Guardate, prima di aprire questo vediamo cosa c'è di qua. Abbiamo sicuramente, infatti, vediamo un po' cosa ci danno. Allora, ci danno il suo alimentatore, cavo USB per collegare il nostro torpedo al computer e comandarlo da remoto col suo software, poi vedremo come si fa. Può essere comandato tramite applicazioni da iPhone, iPad o anche Android, eccetera eccetera. Abbiamo quindi il cavo USB, abbiamo detto. Abbiamo il cavo MIDI qua, perché può essere comandato anche via MIDI per switchare attraverso i preset, adesso lo vediamo. E il suo alimentatore, che ho già detto. Allora, vediamo un po' come si presenta e quali sono i suoi controlli esterni. Partiamo da questa parte. Abbiamo l'uscita cuffie con il suo controllo di volume, poi abbiamo il voicing, che è fondamentalmente un fine tuning della nostra testata, un controllo delle medie, ok, che può essere accentuato o diminuito in modo da fare proprio un fine tuning perfetto fra cassa e testata. Poi abbiamo, per abbassare l'ingresso, magari se noi stiamo spingendo molto la nostra testata e il torpedo tende a saturare, possiamo tirare giù il volume un pochino di ingresso. Poi abbiamo lo space, controllo molto molto interessante, che è fondamentalmente come se noi doppiassimo lo strumento, e quindi il nostro strumento si apre stereofonicamente, come quando in studio si doppiano le chitarre, cioè se si fa due volte una parte distorta si mette tutta a sinistra, poi si doppia e si mette tutta a destra. Bene, questa cosa non la possiamo fare dal vivo con questo macchinino, pur suonando una volta sola, dopo lo vedremo comunque per essere più chiari. Poi abbiamo i preset, da qui possiamo decidere, abbiamo 6 preset, possiamo storare all'interno della macchina. Poi di qua abbiamo l'ingresso ovviamente della corrente, le due uscite left e right perché è stereo, come dicevamo prima. Poi abbiamo lo speaker out con i 3 controlli di attenuazione, abbiamo full, quindi non attenuato, medio e low. Low è da casa, vedremo anche questo e capiremo anche quanto attenua il segnale, lo faremo con questo microfono e con un ampli. Poi abbiamo lo speaker in ovviamente e la ventola di raffreddamento. Non pesa, è leggerissimo, trasportabilissimo anche nella sacca della nostra chitarra. Direi di collegare una testata e suonarcela un pochino e vedere come funziona l'applicazione e anche come funziona la sua attenuazione. Mettiamoci al lavoro. Allora, io comincerei subito con il test dell'attenuatore. Cercherò di farvi capire con il microfonino della telecamera qual è il livello di attenuazione del nostro Torpedo Captor X. L'ho collegato quindi molto semplicemente. Mi giro a farvi vedere. Ecco qua. Quindi abbiamo testata, captor, scusate, in, speaker out. Da qui vado nella cassa. Il volume, premesso sono dentro un appartamento, è piuttosto alto, come potete sentire, è altino, ok? Quindi adesso è full, quindi non è attenuato. Secondo scattino, quindi metà, sentite già quanto scende, già un volume molto accettabile in un appartamento, ma se vogliamo possiamo scendere ancora. Quindi vi faccio sentire, sentite, si sente lo strumento acustico, ok? Quindi sentite, full, che è altino, tutto attenuato, sentite, eh? Sentite, non distorto,
metà, no scusate, full, un volume disumano, metà, e comunque scendiamo full, cioè scusate, scendiamo attenuato totalmente, possiamo suonare livelli, possiamo tirare la nostra testata e suonare a livelli diciamo umani in un appartamento anche in orari magari anche serali. Perfetto, fatto un giro con l'attenatore direi di attaccarlo alla DAW e vedere un pochino come suona con tutti i suoi controlli interni e vedere che cosa ci offre. Bene, ho collegato la mia testata al Torpedo Captor X e facciamo un giro con l'applicazione e vediamo un po' cosa c'è all'interno. Bene, questo è il suo controller dal computer. Allora, qui c'è l'IR Loader, io ho caricato già una mia IR. Poi c'è il cabinet manager per gestire tutti i cabinet che sono all'interno del Captor X. Poi c'è il preset manager, quindi per gestire invece i preset del Torpedo Captor. Tra l'altro questi primi 6 sono quelli richiamabili dal frontalino del Torpedo. E poi c'è l'input response manager, quindi per caricare da qui i nostri input response. Allora, qui ci sono i preset, abbiamo detto. Quindi da qui possiamo richiamare i nostri preset. Da qui possiamo cambiare la cassa mantenendo la stessa figurazione di microfonazione. E poi ci sono i suoi effetti. Abbiamo un equalizzatore, un enhancer, il reverbero, con all'interno diversi tipi di reverbero. Adesso facciamo un giretto. Il twin tracker, quindi per il doppiaggio delle chitarre poi lo sentiamo. C'è questo controllo di voicing, quello che sta ovviamente anche davanti al frontalino del Torpedo per il fine tuning delle medie. Fondamentalmente è una curva della parte media per accentuarla o diminuirla. Molto realistica, soprattutto la parte bassa, sento il body della cassa che suona molto bello. Allora, equalizzazione, andiamo all'enhancer, possiamo decidere anche quanto, ecco. Basse, medie e alte fondamentalmente. Poi abbiamo il riverbero con il width, con questo qui decidiamo quanto c'è l'apertura di questo riverbero, fondamentalmente sembra uno stereo. Bella questa plate. Molto figa. Studio A. Sentite la room come viene su. Incredibile come l'immagine corrisponde a quello che sento. Più asciutta, perché come vedete c'è un tappeto per terra. Se vado sullo studio B invece, che è legno, senti come suona di più. Vi consiglio ascolto in cuffia o con un paio di monitor belli in modo da poter percepire tutte le sfumature. Anche qui sento per esempio la riflessione un po' diciamo glaciale, se volete, del cemento. Figo. Mettiamo una qualsiasi. Cathedral. Yes, figo, figo. Allora, poi abbiamo da qui possiamo selezionare tutti i microfoni che vogliamo e soprattutto posizionarli come vogliamo. Quindi per esempio 121, che è quello che ho selezionato io, possiamo decidere l'asse e la distanza. Esatto, abbiamo questo microfono del 57 invece. Addirittura possiamo decidere se davanti o dietro all'ampli.
poi abbiamo il twin tracker, appunto, come dicevo prima, cioè il doppiaggio delle chitarre. Ecco qua. Allora, adesso c'è il balance col quale possiamo controllare. Allora, col balance controlliamo quanto vogliamo sentire la ripetizione, cioè la ripetizione, l'apertura, ovvero la seconda chitarra fondamentalmente. Quindi sto salendo col balance e si comincia a sentire. Ecco qua. Mettiamo lo 0%. Bellissimo, sembrano proprio due chitarristi che stanno suonando contemporaneamente. Con tightness controlliamo invece l'apertura di queste chitarre. Ecco, infatti ci stiamo stringendo. Infatti così a zero fondamentalmente sono centrato. Eccolo che comincia a aprirsi. Eccolo sempre di più. Può creare proprio il wall of sound. Allora, poi abbiamo il controllo. Ah, ok, ecco, qui abbiamo il controllo fondamentalmente stereo a dual mono. Perché? Allora, con stereo fondamentalmente abbiamo entrambi le uscite del nostro torpedo con l'effetto, cioè con l'effetto intendo con la simulazione della cassa e con i riverberi e tutto il resto. Se invece noi vogliamo mandare un segnale pulito senza simulazione di cassa per poi aggiungere in un secondo momento e invece mandare un altro segnale con la cassa, lo possiamo fare da qui. Quindi selezioniamo dual mono. In questo momento cosa succede? Che un canale ha la simulazione, l'altro canale non ce l'ha. Quindi abbiamo, ecco, ora vi faccio sentire. Per esempio il left, eccolo qui, è quello con la cassa. E lo chiudo. Esatto. Quindi un canale che è il left adesso ha la simulazione di cassa. L'altro canale invece adesso ce l'ha. E adesso l'ho tolto. Vi chiudo un attimo. Ecco, chiudo. Adesso ho chiuso il canale left che è quello con la simulazione di cassa. Sentite? Non c'è simulazione di cassa. Lo attivo. Aspettate perché qui ci sta un, però, un'equalizzazione attiva. La flat. Esatto. Posso accendere o spegnere la simulazione. Questo perché? Perché magari in questo caso possiamo registrare due segnali contemporaneamente e decidere magari in un secondo momento se la nostra cassa che abbiamo registrato nell'altro canale non ci piace, possiamo comunque interagire ancora e magari montare e caricarne magari un'altra. Torniamo allo stereo. Allora, vediamo un attimino come funziona questo. Scusate, alziamo il volume. Ecco. Okay, vediamo un attimino come funziona questo voicing. Esatto, vedete, il voicing non è altro che un controllo della parte centrale dell'equalizzazione del nostro strumento, quindi nella parte media. Questo perché? Perché possiamo così fare un fine tuning e un matching, diciamo, tra la testata e la cassa che abbiamo scelto. Vediamoci un po' di suonini interni. Twin tracker, infatti, questo è il preset. Suona veramente bene. Blues. Magari torniamo. Siamo. Lo vedrai. Sentite che bello? Degli effetti dei reverberi è veramente molto molto bella. Passa un cono
igniter, immagino, da qui. La cosa molto interessante qual è? Che noi possiamo, una volta trovata la nostra configurazione di microfoni che ci piace, quindi per esempio adesso ne metto una qualsiasi, 57 o 121 Rohier, uno standard, io da qui posso cambiare tranquillamente la cassa pur mantenendo la stessa configurazione di microfono. Ecco, vedete, ho cambiato la cassa, ma la configurazione è rimasta. Andiamo avanti, faccio un giro così casuale nei preset. È bella questa stanza che ha quasi uno slab back. Allora passiamo un attimino alla mia Mesa Boogie Rectifier. Vediamo un pochino i suoni, quelli un pochino più cattivi, che cosa succede. C'è subito un bel rumorino di fondo che io posso eliminare con il nostro gate. Addirittura il pulsante di Learn, lui guarda, in automatico ha capito qual era la soglia di rumore da togliere e l'ha tolto. Segnale pulitissimo. O la cerchiamo noi a livello manuale, così, oppure possiamo tranquillamente dirgli cercala tu. La trova. Poi abbiamo soft e hard, sicuramente sarà l'attacco. Esatto, l'attacco e la chiusura, che sono leggermente più diciamo leggeri. Sentite, qui c'è un po' l'attacco, lo mantiene. Invece qui sento un attacco un po' più deciso del gate, sempre. Qui se troviamo il twin tracker, una bomba, fighissimo. Detto così, qua ci metto una room, vediamo un po'. Eccola. Andiamo avanti ancora con qualche preset. Sentite che bella la qualità del reverbero. Bellissimo, veramente molto molto bello. Abbiamo testa. Avviciniamo un po' i microfoni. Andiamo avanti.
molto bello. Allora, invece andiamo agli impulse response. Ho caricato un impulse response che... Da qui posso gestire gli impulse response. Fra l'altro, la cosa molto interessante è che anche su questo abbiamo la possibilità di usare il twin tracker. Eccolo qua, ed è una cosa molto altra cosa. Ovviamente possiamo usare tutti i reverb che vogliamo. Quindi anche sugli impulse response ci dà la possibilità di gestirli come vogliamo. Tra l'altro, la figata qual è? Che noi abbiamo adesso caricato l'impulse response e mi escono da tutti e due i canali, ok? Quindi lo stesso impulse response ovviamente esce stereo. Posso anche decidere di fare così, dual mono, quindi un canale avrà l'impulse response e l'altro canale non ce l'ha. Anche in questo caso, quindi posso gestire la cosa nel migliore dei modi per trovare il mio sound anche in post-produzione, se volete. Ragazzi, direi che abbiamo fatto un bel giretto, un primo approccio a questo Torpedo Captor X. Io ve lo straconsiglio, è molto interessante, suona molto bene. Lo possiamo mettere tranquillamente nella sacca della nostra chitarra e andare a suonare con la testata e il nostro Torpedo Captor X. Ciao!